Re Artù e i cavalieri della Tavola Rotonda. Capitolo 2. Merlino l'incantatore. La spada nella pietra. Era il giorno di San Martino e tutte le campane di Londra, la capitale del regno di Logres, suonavano a distesa per festeggiare la vittoria di Re Uther Pendragon contro le grandi schiere degli invasori sassoni giunte dal nord. Ma il re era tornato dalla battaglia stremato da una febbre maligna. Quella sera stessa cadde in coma e per 3 giorni e 3 notti giacque senza potersi muovere o parlare. Mentre i suoi baroni si aggiravano silenziosi e sgomenti per le stanze del castello, allora Merlino li riunì nella grande sala e disse loro: «Trovatevi domani mattina nella stanza del re. Egli stesso vi dirà cosa dovete fare». I baroni non osarono porre domande. Sapevano che Merlino era dotato di poteri ignoti ai mortali e che poteva penetrare i segreti della natura e del cuore degli uomini. Si diceva inoltre che fosse figlio di un demone incubo e che, per questo, possedesse la facoltà di conoscere il passato, ma che Dio, per dimostrare la propria potenza e sconfiggere il nemico, gli avesse concesso anche quella di vedere nel futuro. Comunque fosse, era un buon mago e aveva sempre usato i suoi poteri a favore di Uther e contro i nemici del regno. I baroni fecero dunque quanto era stato loro ordinato e, al mattino, si raccolsero accanto al letto in cui il sovrano giaceva, pallido e immuto. Eppure, allorché Merlino lo incitò a esprimere la sua volontà, Uther si scosse e, con una voce flebile ma abbastanza chiara da essere intesa da tutti, dichiarò: «Voglio che sia mio figlio a cingere dopo di me la corona di Logres. A lui voi tutti dovete prestare obbedienza». Poi ricadde sui guanciali e chiuse gli occhi per sempre. Uther venne sepolto con gli onori dovuti a un grande re e fu compianto da tutti i sudditi, perché sotto la sua guida il regno aveva ritrovato l'unità e la pace. Ma i nemici gioirono della sua scomparsa e ricominciarono a premere lungo i confini, mentre all'interno del regno ogni barone si circondava di armati non già per combattere gli invasori, ma per fare guerra al proprio vicino e impadronirsi della corona. Pensavano che Re Uther avesse parlato nel delirio, perché era risaputo che non aveva lasciato eredi riconosciuti. Certo, qualche anno prima si era mormorato di un figlio che gli sarebbe nato dalla regina Igerne, ma nessuno aveva mai visto il bambino e le chiacchiere erano poi finite nel nulla. «Perché, dunque, non dovevi essere io il nuovo re?» si dicevano i più ambiziosi. Il paese ripiombò nell'anarchia e nella guerra, e fu così per molti anni, senza che nessuno riuscisse a imporsi o a vincere gli altri, mentre le sanguinose scorrerie dei sassoni giungevano indisturbate fino nel cuore del regno. Di fronte alla comune minaccia, i baroni arrivarono infine a una tregua e decisero di sottomettersi al giudizio di Merlino, che andarono a cercare nella grande foresta del Northumberland, dove il mago si è ritirato dopo la morte del re. «Attendete fino al giorno della nascita di nostro Signore e pregate il Dio perché vi faccia conoscere la sua volontà», fu la concisa risposta del grande mago. Alla vigilia di Natale, il barolangio di Logres si riunì nella cattedrale di Londra, dove erano già convenuti numerosi nobili di minore fortuna. Tra di essi, accompagnato dai 2 giovani figli, Keo e Artù, era il saggio e vecchio Antor, che era stato uno dei cavalieri più fedeli di Uther. Assistettero alla messa di mezzanotte e si trattennero a veglia e in preghiera, finché l'alba fugò le tenebre. Poi, dopo che l'arcivescovo di Canterbury ebbe nuovamente celebrato il servizio divino e invocato su di loro la benedizione e il consiglio di Dio, si composero in corteo e si apprestarono a uscire. Ma proprio nel momento in cui i primi cavalieri si affacciavano sulla grande piazza riunita di popolo minuto, da più parti si levarono grida indistinte di sgomento e di meraviglia, che furono intese fin dentro alla cattedrale. Allora, dimentichi di ogni dignità e precedenza,
i baroni si precipitarono a vedere la causa di tanto scalpore. Una grande pietra squadrata, misteriosamente apparsa nell'antico cimitero, sorreggeva un'incudine di ferro in cui era stata sconfitta fino all'elsa una spada meravigliosa. Anche l'arcivescovo giunse in gran fretta, con tanto di paramenti sacri e aspersorio, per benedire la pietra prodigiosa, ma quando si fu accostato, vide che vi erano incise delle lettere d'oro. Colui che estrarrà la spada sarà il vero re di Britannia per volontà di nostro Signore, lesse con voce alta e chiara. Chi mai potrà avere tanta forza da toglierla di lì? Si chiese la folla stupita. La lama è conficcata nell'incudine fin dentro alla roccia e non si vede né una crepa né una fenditura. Già i più arditi si facevano avanti per disputarsi l'onore di tentare per primi, vantando chi il merito dell'impresa più coraggiosa, chi il lignaggio più nobile, chi le ricchezze più grandi, ma l'arcivescovo riportò tutti alla calma con un gesto imperioso. «Fermatevi, nobili cavalieri!» gridò. «Ricordate che nessuno può sperare di ottenere la corona con la forza delle armi o in virtù della nobiltà del sangue e di ricchezze terrene. Supererà il cimento solo colui che è stato designato da Dio e, se non fosse ancora nato, la spada rimarrebbe nell'incudine in attesa di quel giorno. Scelse personalmente 250 cavalieri perché tentassero la prova, ma non uno riuscì e la lama non si mosse nemmeno di una frazione di millimetro. Provarono quindi tutti quelli che vollero, ma anche per loro ogni sforzo si rivelò vano e si giunse così a Capodanno. Quel giorno era usanza che si tenesse un grande torneo sul prato antistante la città. Per primi caricavano con la lancia i re, poi i grandi vassalli, infine i cavalieri più nobili. Quindi aveva inizio la mischia collettiva che spesso assumeva l'aspetto di una vera e propria battaglia. I cavalieri si dividevano in due squadre, una che prendeva la difesa delle porte della città, l'altra che tentava di spugnarle. E ognuno combatteva con grande accanimento per meritare il trofeo destinato al migliore, ma anche per conquistare i cavalli e le armature dei vinti, dai quali a volte si pretendeva un riscatto. Cheu, il figlio maggiore di Antor, che era stato armato cavaliere da poco, non partecipava alle singolari tenzoni e attendeva impaziente la mischia per mostrare quanto sapeva fare. Nell'eccitazione di misurarsi nel suo primo torneo, aveva però dimenticato la spada nella locanda in cui aveva preso alloggio. Il fratello Artù, un bel valletto di 16 anni dal cuore generoso e pronto a rendersi utile, se ne accorse e si offrì di andargliela a prendere. Balzò in sella e spronò veloce verso la locanda, ma quando vi giunse la trovò chiusa, perché la padrona e le sue genti si erano recate sugli spalti per assistere al torneo. Sulla via del ritorno, mentre pensava alla delusione che ne avrebbe avuto il fratello, il ragazzo passò per il cimitero della cattedrale, che in quel momento era completamente deserto. «Oggi Keau non rimarrà senza spada», si disse, e seguendo l'impulso del cuore, si avvicinò a cavallo alla pietra squadrata, afferrò la spada che vi era confitta e la attirò dolcemente a sé. Il ragazzo non sembrò nemmeno stupito dell'impresa compiuta e indugiò un solo istante ad ammirare la lama che sfavillava nel sole. Poi la nascose sotto un lembo del mantello e tornò al galoppo dal fratello, gridando di tutto lieto. «Non sono riuscito a trovare la tua spada, perciò ti ho portato quella conficcata nell'incudine». Keo gliela strappò quasi di mano e senza una sola parola di ringraziamento si precipitò a cercare Antor. «Padre», gli disse, «ecco la spada estratta dalla pietra. Sarò io il re di tutta la Britannia». Antor, che era vecchio e saggio, riconobbe all'istante la menzogna del figlio, e Keu, che dopo tutto era d'animo schietto e forse si era già pentito dell'inganno, non tardò a confessargli la verità. Allora il buon cavaliere si volse ad Artù, senza lasciar trapelare il minimo turbamento, e gli disse: «Andiamo a rimettere la spada dove l'hai presa». Cavalcarono fianco a fianco in silenzio per le strade vuote, ma giunti vicino alla cattedrale, il valletto avanzò da solo fino alla pietra
Harry conficcò la lama nell'incudine con tanta naturalezza che sembrò l'avesse immersa in un grosso panno di buco. Hunter corse allora a gettarsi in ginocchio davanti a lui, col capo chino in segno di reverenza. «Che fate?» gli chiese il valletto sbigottito. «Rialzatevi, vi supplico. Non è giusto che un padre si ginocchi davanti al figlio. Ti ho sempre amato come un padre, ma ora è necessario che tu sappia che non fui io a generarti», gli rispose Hunter. «Mi fossi portato in gran segreto da Merlino quando non avevi ancora un anno e io mi impegnai ad allevarti con ogni cura. Anzi, affidai a una nutrice mio figlio Keu perché sua madre ti nutrisse col suo latte. Nella vostra casa sono stato circondato dall'affetto più tenero che dei genitori possano dimostrare a un figlio», esclamò Artù, turbato dall'improvvisa rivelazione. «Io vi ricambio di uguale amore e devozione. Vi prego dunque, non mi rinnegate ora, ditemi piuttosto, se lo sapete, chi è il mio vero padre». «Solo Merlino conosce la verità. A me disse che ti preparassi a divenire un cavaliere prode e leale, perché eri destinato a grandi imprese. E non mentì. Ora è dimostrato che siederai sul trono di Britannia. Anche se dovessi regnare sul mondo intero, non dimenticherò mai quanto vi devo. Chiedetemi tutto ciò che volete e io sarò lieto di accordarvelo». «Per me non voglio nulla», rispose Hunter. «Ma non dimenticare tuo fratello Keo. Tienilo sempre accanto a te, come se gli scalco del regno, e qualunque cosa faccia, non privarlo mai di questa carica. Ti sarà fedele e devoto, e se avrai motivo di biasimarlo in qualcosa, perdonalo e ricorda che forse avrebbe potuto essere migliore se fosse stato allattato dalla madre e non da una estranea, e che ciò avvenne per causa tua». «Così sia», rispose Artù con semplicità. Hunter attese fine vespri, quando, concluso il torneo, i baroni e i cavalieri tornarono a riunirsi nella cattedrale. Allora si avvicinò all'arcivescovo e lo supplicò di concedere al figlio minore di tentare la prova, benché non fosse ancora cavaliere. Il prelato, che conosceva la saggezza e la lealtà del vecchio Hunter, pensò che dovesse avere una buona ragione per quell'insolita richiesta. Tacitò dunque le rimostranze dei baroni e ordinò al valletto di accostarsi alla pietra. Senza un attimo di esitazione, Artù strinse con la sua mano di fanciullo l'essa preziosa e trasse a sé la lama senza alcuna fatica, quasi si trattasse di un gioco. Dapprima la folla ammutolì per lo stupore, ma presto da più parti si levarono grida di giubilo e molte voci si unirono a quella dell'arcivescovo per intonare il Te Deum di ringraziamento. Tuttavia, accanto alle manifestazioni di letizia, si sentirono anche le irate proteste dei nobili più orgogliosi, che non erano disposti a lasciarsi governare da un ragazzo sconosciuto e di basso lignaggio. L'arcivescovo pregò allora Artù di rimettere la spada nell'incudine e sfidò quanti si mostravano scontenti a ritentare il cimento. Ma l'impresa, che era stata tanto facile per un semplice valletto, si rivelò impossibile anche per i cavalieri più forti. «Guardatevi dal contrastare la volontà di nostro signore», gli ammonì infine l'arcivescovo. Tuttavia, poiché leggeva in molti occhi un'invidia e una collera che egli non era in grado di placare, acconsentì a posporre l'elezione del nuovo sovrano fino alla festa della Candelora. Giunto quel giorno, solo Artù e nessun altro riuscì a svellere la lama. Eppure l'animosità dei baroni non si spense ed essi ottennero che si riprendesse la prova a Pasqua, quando tutto si svolse nel medesimo modo. Solo di fronte a quest'ulteriore evidenza, i baroni si rassegnarono a riconoscere in Artù il re eletto da Dio, ma pretesero ancora che la consacrazione fosse rimandata a Pentecoste. Per l'ultima volta, al mattino della grande festività, Artù si inginocchiò davanti alla pietra ed estrasse la lama con la facilità di sempre. La tenne alta sopra il capo perché fosse ben visibile alla folla che si era radunata. Poi entrò nella cattedrale e la depose sull'altare. Allora fu unto e consacrato con l'olio santo e, alla presenza del baronaggio e del popolo minuto, giurò solennemente di essere un re leale per i suoi sudditi, per i nobili come per gli umili, e di difendere la verità
e la giustizia in ogni giorno della sua vita. E all'uscita dalla chiesa si vide una grande meraviglia. La pietra squadrata e l'incudine erano svanite nel nulla.